sabato l'assemblea annuale della Società Storica Valtellinese, che quest'anno ha un sapore speciale. Quest'anno sono 100 anni esatti dalla fondazione e dalla costituzione della Società Storica Valtellinese, che è uno dei sodalizi culturali più antichi della valle, forse il più antico in assoluto, ancora attivo, ancora vivo e vitale. La Società Storica Valtellinese fu fondata infatti nel 1921 da un gruppo di personalità del mondo culturale valtellinese dell'epoca, guidate da Pio Raina, che conosciamo almeno perché a lui è dedicata la biblioteca di Sondrio e di cui facevano parte anche Enrico Besta, che sarebbe poi diventato il secondo presidente, ed altre illustri persone. La società storica era nata con l'intento preciso, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, di raccogliere documentazioni, di conservarle per testimoniarle anche ai posteri. Cioè, subito dopo la guerra si era avvertita fortemente questa necessità di costituire un archivio storico, di raccogliere la maggior quantità di documenti possibili per poterli non solo conservare, ma anche farli parlare a lungo nei decenni, negli anni successivi. Anche quest'anno daremo, penso proprio, sono convinta di fare cosa graditissima ai soci presenti, presentando le pubblicazioni che sono uscite numerose dall'anno scorso a quest'anno. Il centenario sarà valorizzato a settembre con un convegno che si terrà sempre nella sala consiliare, aperto a tutte le persone che vorranno parteciparvi fino alla capienza che ci è consentita, e vedrà presenti alcuni studiosi, soci della società storica, consiglieri della società storica, che parleranno, che ricostruiranno l'avventura, la vicenda, la storia della società.